Una buona giornata e benvenuti a questa prima edizione del nostro TG6 che apriamo andando in diretta a Pescara dove sta parlando il ministro degli esteri Luigi Di Maio. Lo ascoltiamo. Giovedì in Senato come se fosse una cosa da nulla. Giovedì c'è una verifica di maggioranza e deve essere una verifica di maggioranza perché noi dobbiamo metterci a lavorare. Anche sui tavoli internazionali abbiamo bisogno della massima compattezza della maggioranza per portare a casa i successi che servono per fronteggiare gli effetti economici di questa crisi. Io sono qui per incontrare delle imprese. Le imprese italiane hanno problemi con le materie prime, con l'energia, col costo del lavoro e con l'inflazione. Rispetto a questo, il teatrino della politica non serve veramente a nulla, sta solo allontanando i cittadini dalle istituzioni. E io sono contento che all'interno del Movimento 5 Stelle ci siano tanti parlamentari che non condividono la linea di far cadere il governo e mandare il Paese in esercizio provvisorio, perché non si può assolutamente agire da irresponsabili in un momento storico come questo. Noi come governo siamo impegnati al massimo sui tre fronti che sono i salari, che sono la precarietà e il cuneo fiscale, e anche gli incontri che stiamo avendo in questi giorni e che ci sono stati oggi con i sindacati sono molto importanti, perché partono tre tavoli di lavoro sul salario minimo, precarietà e cuneo fiscale che devono servire ad alleggerire gli effetti di questa crisi economica inedita sui cittadini italiani. Però dobbiamo lavorare seriamente e quindi non ci può essere una forza politica che dice forse giovedì mi astengo, ci dicano se sono dentro o fuori. Grazie. Io credo che le imprese abruzzesi, se gli imprenditori in Italia sono degli eroi, gli imprenditori di regioni come l'Abruzzo sono dei supereroi che cercano di affrontare tanti problemi. Io sono qui per dare qualche risposta. Il costo dell'energia sta facendo aumentare l'inflazione, ma sta anche producendo un problema enorme per le aziende rispetto a delle bollette energetiche che sono del più 300% nel giro, sono arrivate a più 300% nel giro di qualche mese. E su questo voglio spiegare nei dettagli la battaglia sul tetto massimo al prezzo del gas che con il Presidente del Consiglio Draghi stiamo portando avanti in Europa, perché se riusciamo ad ottenere quello in un sol colpo calmieriamo i costi dell'energia e fermiamo anche l'inflazione. Grazie. Sul grano stiamo avendo dei primi timidi segnali positivi, ma io credo che dobbiamo essere molto molto attenti nel vedere che cosa succederà nei prossimi giorni. Ricordiamoci che abbiamo decine di milioni di tonnellate di grano bloccate nei porti ucraini a causa del blocco navale militare russo. Per riuscire ad ottenere questo obiettivo di sbloccare quel grano serve una mediazione, e in queste ore abbiamo letto che c'è la disponibilità da parte di Mosca e di Kiev ad incontrarsi con la Turchia e con l'ONU per trovare una soluzione sui corridoi sicuri. Grazie. Insomma, il costo delle materie prime, non solo, anche la stabilità del governo, soprattutto in ottica Movimento 5 Stelle, movimento da cui proviene Di Maio, che però adesso non fa più parte del Movimento 5 Stelle al centro dell'intervento del Ministro degli Esteri. Allora io sto per andare per un rapidissimo commento da Paolo Renzetti, che ha appena ascoltato Luigi Di Maio per questo incontro con gli imprenditori abruzzesi. Paolo, poi nel pomeriggio ci sarà anche una visita al Museo dell'Ottocento per il Ministro. Sì, innanzitutto buongiorno ai nostri telespettatori, un buongiorno a te Jacopo, una giornata tutta pescarese per il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio, che è arrivato con qualche minuto di anticipo qui nella sede di Pescara della Camera di Commercio in Viale Conte di Ruvo, pochi minuti prima delle 14 con la ressa. Avete potuto ovviamente vedere, l'hanno potuto vedere i nostri telespettatori di cronisti e giornalisti, proprio per ascoltare le parole del Ministro Di Maio, che ha rilasciato queste dichiarazioni prima di incontrare
migliorare il mondo imprenditoriale della nostra regione. Tanti gli argomenti all'ordine del giorno, ma ovviamente non è mancato un accenno, più di un accenno, Jacopo, proprio nella prima parte dell'intervista, delle dichiarazioni del Ministro sulla situazione politica del governo a Roma, con Di Maio che ha detto chiaramente che non si può in questo momento neanche parlare di una crisi di governo che potrebbe avere degli effetti durissimi per il Paese. In questo momento l'Italia non può permettersi una crisi di governo. Poi ovviamente le dichiarazioni sul momento attuale che sta vivendo l'Italia da un punto di vista economico, l'aumento del gas, l'aumento delle materie prime, e poi la domanda sulle aziende abruzzesi. Ha detto il Ministro Di Maio, se le aziende italiane sono guidate da degli eroi, le aziende abruzzesi sono guidate, di aziende come l'Abruzzo, da supereroi, perché il momento è davvero davvero difficile. Dicevi bene, Jacopo, una giornata che proseguirà nel pomeriggio con il Ministro Di Maio che visiterà il Museo dell'Ottocento e poi parteciperà in municipio, sempre a Pescara, ad un evento organizzato dal senatore Luciano D'Alfonso per parlare della nuova Pescara. Se non ci sono domande, per il momento è tutto dalla Camera di Commercio di Pescara. Linea a te. Grazie, grazie Paolo, grazie ovviamente a Loris Bennato alla parte tecnica. Noi proseguiamo ovviamente nella prossima edizione resoconto della visita pescarese del ministro Luigi Di Maio. Continuiamo il nostro TG e parliamo della revoca della concessione da parte del governo a Strada dei Parchi per A24 e A25, perché non si è fatto attendere il ricorso della società che fa parte della holding Toto, che ha ottenuto la sospensiva da parte del TAR del Lazio. Il TAR del Lazio ha accolto la sospensiva di Strada dei Parchi. La concessionaria delle autostrade di Lazio, Abruzzo A24 e A25 aveva presentato ieri sera un ricorso in risposta alla revoca anticipata in danno, cioè per inadempienze contrattuali, della concessione in scadenza 2030 decisa dal Consiglio dei Ministri nella riunione di giovedì scorso. Su cosa si fondava il ricorso? 94 pagine per spiegare come la decisione del governo di revocare la concessione autostradale a Strada dei Parchi per le A24 e A25, che poteva avere conseguenze peggiori degli eventuali benefici che si cercava di ottenere. Gli avvocati della società dell'amministratore delegato Riccardo Mollo, che fa parte integrante della holding Toto, hanno spiegato ai giudici del TAR come la mancanza di introiti che sarebbero arrivati dai pedaggi autostradali innanzitutto avrebbe incrinato la stabilità di Strada dei Parchi, esposta con istituti finanziari per oltre 380 milioni di euro. Questo l'avrebbe esposta al rischio default, perché non sarebbe più stata in grado di assolvere in maniera concreta le obbligazioni. La conseguenza più diretta a quel punto sarebbe stata quella di un effetto a cascata sulla forza lavoro di Strada dei Parchi, o almeno di quella ampia fetta che non sarebbe stata assorbita all'interno di ANAS, che subentra. A quel punto quei dipendenti si sarebbero ritrovati a perdere in maniera quasi automatica il posto di lavoro, con inevitabile ricaduta sull'intera holding Toto di cui Strada dei Parchi fa parte. Ovviamente sarebbe stato un colpo anche al PIL abruzzese molto duro. Così hanno scritto i legali Cancrini, Luciani, Vaccarella, Fortunato e Criscuolo. Il Tribunale Amministrativo ha esaminato anche quello che, secondo la società ricorrente, è un'evidente sproporzione tra il caso SDP e la vicenda del Ponte Morandi di Genova. Le gravi inadempienze che hanno suggerito al governo la revoca della concessione in Abruzzo non è stato un concetto applicato ad Autostrade per l'Italia nella tragedia del capoluogo ligure. Altro punto sarebbero stati i disagi per l'utenza in tratte autostradali, non più mantenuti da una società che conosce perfettamente le due arterie che collegano l'Abruzzo con Roma. È evidente dunque che questo è il primo atto di una battaglia legale molto dura. SDP ottiene dunque la sospensiva, con la Corte Costituzionale che può dichiarare illegittimo il decreto legge che di fatto la estromette dalla gestione di A24 e A25. E sulla vicenda sono arrivate le parole del deputato abruzzese di Italia Viva Camillo D'Alessandro. Chiediamo al ministro Giovannini, ha detto, che venga in aula per un'informativa urgente sulla revoca della concessione a Strada dei Parchi. Come avevamo previsto, continua D'Alessandro, inizia la lunga battaglia legale
Questo è solo il primo round che vede il TAR già sospendere la decisione di revoca della concessione. Una decisione, quella del Consiglio dei Ministri, giuridicamente molto debole e lacunosa. Prima o poi emergerà che alla società ritenuta responsabile del crollo del ponte di Genova non solo non è stata revocata la concessione, ma sono stati liquidati per circa 9 miliardi. Su questo aspetto mi auguro che la procura competente faccia chiarezza anche alla luce delle diverse decisioni assunte nei confronti di Strada dei Parchi, ha concluso Camillo D'Alessandro. Cambiamo argomento adesso. L'assessorato regionale al turismo ha presentato oggi la nuova campagna di comunicazione turistica della regione. Che bella sorpresa! Lo slogan per l'estate 2022. Assessore, Abruzzo, che bella sorpresa, questo è lo slogan per la campagna turistica della nostra regione, siamo in piena estate, i numeri sono già molto confortanti. Assolutamente sì, oggi lanciamo, diciamo, la campagna che è già in corso da 20 giorni, Abruzzo che bella sorpresa, non ci siamo inventati niente perché il commento di tutti quelli che per la prima volta vengono in Abruzzo, devo dire che i numeri fino ad oggi ci danno ragione, è stato un giugno esaltante anche grazie ai ponti del 25 e del 2 giugno. Quindi tutto sembra per andare per il verso giusto, ovviamente sempre occhio ai contagi, al Covid che è comunque una spada di Damocle, al contesto internazionale legato alla guerra, ci sarà sicuramente una forte presenza di italiani, il mercato estero comincia a rivedersi, però i numeri fondamentali sono sempre quelli legati al turismo interno. Il meteo sta dando anche una grossa mano per quanto riguarda il turismo balneare, il turismo marino? Ma sicuramente sì, il meteo, quando ci sono delle belle giornate, va bene per il mare, ma bene anche per le escursioni in montagna, è evidente che avere delle belle giornate per visitare il nostro Abruzzo nella sua interezza, nei suoi 133 km di costa, nei suoi parchi nazionali, nelle sue aree protette, nelle sue cime incontaminate, sicuramente è meglio. Agosto, il mese clou delle ferie, il mese clou dell'estate, prevedete il tutto esaurito? Ma incrociamo le dita, però tutti i segnali ci fanno pensare a questo, ci fanno pensare a una richiesta presso le strutture ricettive continue, le associazioni di categoria ci comunicano che si va verso il tutto esaurito, incrociamo le dita, salvo intoppi dell'ultimo secondo, ripeto, legate ai contagi, però tutto ci fa pensare che sarà un agosto sold out. Entro Ferragosto sarà sgomberato il ferro di cavallo, lo ha annunciato ieri il presidente della regione Marco Marsiglio. Il progetto di riqualificazione punta ad un quartiere con un mix funzionale di residenze e servizi. Andrea Costantino. Visita nei quartieri sensibili di Pescara ieri per il presidente della regione Marco Marsiglio, accompagnato dal presidente del consiglio regionale Sospiri, l'assessore Liris e il consigliere Testa. Fari puntati sul complesso del ferro di cavallo di Rancitelli, che andrà incontro ad un abbattimento nell'ambito di un'operazione in sinergia tra regione, comune di Pescara e Ater. Secondo quanto riferito dal governatore, entro poche settimane saranno esaurite le procedure di sgombero dello stabile. L'amministrazione comunale insieme all'Ater deve terminare lo sgombero degli ultimi alloggi e il trasferimento degli aventi diritto in nuove case, nelle altre case che si sono rese nel frattempo disponibili, e poi c'è il passaggio delle osservazioni a cui deve rispondere l'amministrazione comunale al piano di ricostruzione, perché dal punto di vista urbanistico è l'amministrazione comunale a governare questo passaggio. Io spero che si faccia presto, ma l'amministrazione regionale insieme all'Ater sarà vicina, come lo è stata con l'amministrazione comunale e con il sindaco, per fare il più presto possibile. Speriamo già entro l'estate di aver finito di liberare tutti gli alloggi entro Ferragosto e poter così dare, non appena il Consiglio Comunale avrà definitivamente approvato il progetto, poter andare a gara e iniziare con le opere di demolizione. Il progetto di riqualificazione di Regione Comune Ater punta ad azzerare i 200 appartamenti presenti per poi realizzare 56 unità abitative di minori dimensioni dai 45 ai 60 metri quadrati, uffici pubblici e poi portare servizi per scongiurare l'effetto di mero quartiere dormitorio. Fare un quartiere con un mix funzionale di servizi, di residenze, di case moderne, efficienti, con i balconi, non gli alveari
che si sono visti fino ad oggi nelle case popolari fa davvero la differenza e faremo un'opera di risanamento come mai si era vista in questa città. In via Lago di Borgiano è stato già aperto il cantiere che porterà all'abbattimento di 3 edifici. Il governatore ha poi visitato in via Sacco un laboratorio artistico nel quale sono attivi una 30 di giovani di Villa del Fuoco, tra cui alcuni diversamente abili e 2 detenuti, i cui manufatti saranno installati nel Parco della Speranza di via Lago di Borgiano. Andiamo a Teramo adesso, dove tornano nella piena disponibilità gli spazi e i padiglioni del cimitero di Cartecchio, che erano stati interessati da lavori di messa in sicurezza e miglioramento sismico, interventi ultimati che sono stati realizzati grazie all'intervento della Protezione Civile e del commissario per la ricostruzione. Risultato straordinario, insperato, ma attraverso un'operazione che abbiamo messo in campo sia con il commissario Legnini che con la Protezione Civile, Borrelli prima e il dottor Curcio poi, insieme al vice sindaco Giovanni Cavallari, abbiamo consentito la riapertura, l'accessibilità a tutti i padiglioni chiusi a seguito del sisma, mettendo fine ad anni di sofferenza per le famiglie che non potevano visitare i propri cari. Abbiamo restituito rispetto e dignità al luogo del rispetto attraverso un'operazione che ha superato gli errori del passato. La messa in sicurezza che fu fatta allora era una messa in sicurezza puramente interdittiva. Noi abbiamo invece messo in campo una messa in sicurezza che di fatto è una vera prima ricostruzione, probabilmente la prima all'interno del cratere sismico del centro Italia, un'operazione importante. Avevamo promesso una cosa, che l'ultimo 2 novembre sarebbe stato l'ultimo appunto senza poter accedere in modo pieno ai padiglioni chiusi, e così è stato. E si va avanti nell'attività di riqualificazione e recupero del cimitero, dei cimiteri tutti, abbiamo realizzato, sapete, anche molti loculi nei cimiteri frazionali, e soprattutto in un intervento di ricostruzione che è comunque ricostruzione pubblica. Un'operazione che è stata forse unica in Italia, perché la Protezione Civile attraverso il commissario per la ricostruzione ha anticipato i fondi che poi il commissario per la ricostruzione ha restituito alla Protezione Civile. Una messa in sicurezza che ha reso fruibile, che in qualche modo ha fatto con una sola operazione 2 operazioni, cioè quello di far tornare nuovamente fruibile i padiglioni che prima erano interdetti ai cittadini. Un risultato importante, un risultato che abbiamo ottenuto sia per la volontà dell'amministrazione comunale, ma anche per la bravura dell'ingegner Giosuè, che è stato direttore dei lavori, che ci ha sostenuto in ogni momento, anche per la ditta che ha saputo interpretare veramente le necessità e le esigenze dell'amministrazione comunale. Nonostante le piogge dei giorni scorsi, resta la preoccupazione per la siccità. Tra le aziende agricole del Fucino e gli operatori del settore, continuano a sospendere le irrigazioni nel fine settimana per risparmiare acqua. Il problema della siccità e la crisi idrica sono allarmi nazionali. Coldiretti L'Aquila recentemente ha rialzato il velo dell'emergenza sulle colture fucensi. Da giovedì inoltre è prevista un'ondata di caldo torrido che arriva direttamente dall'Africa. Aumenta la preoccupazione tra gli agricoltori marsicani. Il rincaro dei costi di gestione e l'attuale crisi dell'acqua costituiscono dei mordenti. Da Coldiretti provinciale venerdì scorso è stata avanzata alla regione Abruzzo una richiesta di supplemento del gasolio agricolo per i territori del Fucino. Le piogge dei giorni scorsi che sono venute giù dal cielo hanno creato, ha detto lei, solo danni strutturali. In realtà i canali del Fucino sono semivuoti, quindi partiamo da qui per un'analisi attuale. Quella mia dichiarazione è stata fatta venerdì mattina, allorquando ci siamo svegliati, e quelle piogge che c'erano state tra giovedì e venerdì non avevano portato chissà quali contributi ai canali. Le notizie di stamattina ci dicono che grazie a quelle piogge, grazie anche al fermo delle attività di irrigazione che avviene durante il weekend, lo ricordiamo, dal sabato a mezzogiorno fino a lunedì mattina alle ore 5, insieme anche ad un vento di maestrale che in qualche maniera ha agevolato anche le attività di irrigazione che si sono fatte fino al sabato mattina, nel senso che non si sono rese necessarie particolari attività, hanno consentito questa mattina di constatare un livello dei canali soddisfacente.
Questo, unito anche, ed è l'altra direttrice sulla quale noi puntiamo, quella dei controlli, dovremmo, uso un termine un po' un neologismo, traguardare il fine mese con una certa, con un certo sollievo. L'importante però è che si prosegua su due direttrici: da una parte far funzionare i pozzi del consorzio durante il weekend e garantirci anche i controlli, evitare insomma che qualcuno possa approfittare dell'acqua che viene immessa nei canali. Su input dell'associazione Città Futura torna a San Nicolò la rassegna di teatro dialettale, spettacoli gratuiti alle 21 in Piazza Progresso dal 21 al 24 luglio prossimi. Il Teatro Dialettale di San Nicolò, arrivato alla 20ª edizione, è un motivo veramente di orgoglio per la città di Teramo. I complimenti all'Associazione Città Futura, che è veramente un motore straordinario per la frazione di San Nicolò, ma con questo evento devo dire per tutto il comune di Teramo e per tutta la regione Abruzzo. Una rassegna appunto arrivata al 20° anno che sosteniamo anche, porto anche i saluti, questa mattina ho portato anche i saluti della Fondazione Tercas e del BIM che collaborano e contribuiscono a questa manifestazione, perché veramente negli anni ha dimostrato insomma di saper attirare sul territorio della mano tantissimi appassionati di teatro dialettale e tantissimi visitatori. Quindi arrivati a 20 anni non potevamo che continuare a sostenere e ringraziare questa associazione che non si occupa solo di teatro, perché veramente durante l'anno fanno tantissime altre manifestazioni, ma veramente nel teatro di dialettale di San Nicolò hanno trovato la loro manifestazione più importante, quella che raccoglie da sempre la maggior parte di pubblico. Veramente siamo orgogliosi di sostenere l'amministrazione comunale. Apriamo la pagina di sport adesso. Venerdì la partenza del Pescara per il ritiro consueto di Palena e nel pomeriggio la prima seduta di allenamento, ma a pochi giorni dal raduno il centrocampo è ancora tutto da costruire. Ancora pochi giorni e poi si aprirà la stagione del Pescara. Venerdì è prevista la partenza del gruppo per Palena agli ordini del neotecnico Alberto Colombo, e queste sono ore frenetiche per il DS Dellicarri, che cerca di dare una base di partenza al proprio allenatore. Al momento sono evidenti i vuoti per il settore di centrocampo, quasi azzerato il reparto dello scorso anno con gli addii per fine prestito di Pompetti, ora al Sud Tirol, e Derisio, rientrato al Bari ma in attesa di sistemazione in Serie C. Pontisso, giunto a scadenza per poi firmare col Catanzaro, Memushai che ha lasciato il calcio giocato, in rosa il solo Diambò, cui si aggiunge il giovane Luca Lombardi, arrivato a titolo definitivo dal Monza nell'operazione Sorrentino. Non sono mancate complicazioni, la prima relativa a Simone Della Latta, quello che doveva essere uno scambio con Michael De Marchi, alla fine è stata una operazione singola, col centravanti approdato al Padova, mentre la 29enne mezzala ha frenato per l'approdo in riva all'Adriatico ed ora è vicina alla Reggiana. L'alto ingaggio che percepisce rende complicato l'approdo di un altro centrocampista in uscita dal Padova, il brasiliano Ronaldo, che piace tanto per qualità ed esperienza, ma che è destinato al Catanzaro. Così gli obiettivi più concreti al momento restano Salvatore Pezzella e Luca Mora, benché i tempi si stiano allungando. Il primo di proprietà della Roma è molto vicino, ma ha sperato fino all'ultimo in una chiamata dalla cadetteria. A lui Colombo potrà affidare la regia della squadra. Dellicarri attende anche il sì di Mora, che è svincolato, e l'accordo va trovato solo col giocatore, che ha comunque esperienza e pedigree in terza serie e vuole un ingaggio importante. Altro vuoto forte da colmare, quello del portiere. Non basta l'arrivo di Sommariva dal Monza, tanti profili vagliati, ma il ruolo resta in parte scoperto. Pochi traumi nell'immediato per il mancato arrivo di Ghislandi, che è andato a Trieste, con Saccani e Milani, e la presenza dei vari Rasi, Frascatore e Cancellotti, le fasce sono coperte e altro si potrà fare se andranno via i tre reduci della scorsa stagione. Anche per l'attacco c'è una base. Ieri è arrivato a Pescara Facundo Lescano, nelle prossime ore lo farà Luigi Cuppone, poi ci sono i giovani Borrelli, Bocic, Belloni, Chiarella, Delle Monache, qualcuno potrà partire e altri arrivare, ma per questo reparto si può ragionare con più calma. Metà luglio, e se per il Pescara è piano fermento mercato, a Teramo di calcio non si è ancora parlato. Le possibili novità sul fronte societario si intersecano con il ricorso presentato al Collegio di Garanzia del CONI, ma la situazione a livello di tempi rischia di essere penalizzante per il futuro biancorosso.
Lo stallo prima della settimana che porterà alla pronuncia del collegio di garanzia CONI. È un'estate lunghissima, quella del Teramo, a tratti estenuante, perché di calcio finora non si è parlato neppure lontanamente. Indice di liquidità, rateizzazione dei versamenti IVA dovuti, sblocco delle quote, il vocabolario della calda stagione biancorossa è diventato di tutt'altro tenore. Nel frattempo c'è chi si accasa e chi ancora attende. I protagonisti di un'annata complicata ma risolta con la salvezza sembrano ormai lontani e perduti nel tempo, e di quell'organico rimane poco o nulla. Dire se e quando si potrà ricominciare a parlare di mercato, ritiro estivo e primi impegni ufficiali non è semplice, perché la quotidianità è fatta di assemblee dei soci, aspettative per procedure che devono andare in un certo modo e la costante sensazione che l'ultimo passaggio della giustizia sportiva, che dovrebbe arrivare tra venerdì e lunedì, non sarà comunque l'atto conclusivo della vicenda. Intanto la Lega Pro ha confermato nuovamente il taglio orizzontale dei raggruppamenti a B e C. Per il momento il diavolo, almeno stando alle decisioni del Consiglio federale, non sarebbe in nessuno dei tre. L'amministratore unico Massimo Chierchia ieri in assemblea ha rassegnato quelle dimissioni che avrebbe presentato anche lo scorso 1 luglio, a poche ore dalla decisione della Covisoc, che di fatto ha estromesso il Teramo dal calcio professionistico. Lo ha fatto ieri, anche se resterà in carica fino all'ormai prossimo provvedimento del giudice e quindi alla prima assemblea successiva al provvedimento che nominerà un nuovo amministratore. Per quanto riguarda le quote societarie, l'istanza presentata giorni fa da Davide Ciaccia dovrebbe vedere il responso tra oggi e domani, passaggio fondamentale almeno secondo i legali della DCF Sport Legal, che sull'impossibilità di agire in maniera totalmente libera da parte del Teramo ha fondato l'intera difesa. Tradotto, se sbloccate le quote ci date la possibilità di integrare la domanda incompleta presentata lo scorso 22 giugno, ripieniamo quanto serve cedendo, mettendo mano al portafoglio e sistemiamo le cose. Non sarà così semplice, però, la questione relativa all'impossibilità da parte della società di revisione di esprimere una conclusione sulla possibilità di Teramo Calcio di proseguire la propria attività e la carenza patrimoniale molto marcata, oltre alla questione IVA, sono macigni da provare a ribaltare. E intanto, a metà luglio, di calcio non si è ancora parlato, nulla di nulla, per quanto ragionevolmente potrà durare e fino a quando si giocherà sul tavolo della giustizia, lasciando che il calcio scorra per tutte le altre, tranne che per il diavolo. Si sono disputate nel fine settimana al Padelmania di Pescara le fasi finali della Coppa per Club, 14 le squadre presenti e 300 gli atleti partecipanti. È stato il Mass Padel di Roma ad aggiudicarsi la 7ª edizione della Coppa dei Club, il campionato nazionale amatoriale organizzato da MSP, ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, e che si è svolto a Pescara sui campi di Padelmania nei pressi del porto turistico. La società capitolina si è imposta 3-1 sulla Pro Parma Padel Academy ed è il quarto successo consecutivo per la Regione Lazio dopo le vittorie di Pink Padel, Colli Portuensi e Latina Padel Club. La competizione ha ottenuto il patrocinio anche di Regione Abruzzo e del Comune di Pescara ed ha coinvolto le 14 squadre qualificate alla fase finale e provenienti da 10 regioni. 300 gli atleti presenti nel weekend, 4.000 se consideriamo le fasi precedenti del torneo. Spazio anche all'inclusione con la fase finale del cosiddetto padel mixto, coppie composte da un atleta in piedi e uno in carrozzina, diversamente abile. La vittoria in questo caso è andata a una coppia lombarda composta da Luca Facchetti, figlio della leggenda di Internazionale Giacinto, e Giuseppe Gagliano. Ed è la prima volta, come dicevi tu, che finalmente ritorniamo in una location come questa pazzesca che ci ha ospitato, il Padelmania di Pescara, e la possibilità di tornare a giocare in estivo, perché poi abbiamo dovuto spostare e traslare in ottobre, invece finalmente si torna a giocare a luglio, fine stagione sportiva, e per vedere chi è il migliore. L'emozione è tantissima perché la risposta su 10 regioni da tutta Italia che hanno organizzato i loro campionati e che sono venuti qui a divertirsi, perché questo è il nostro spirito. A rappresentare l'Abruzzo la coppia Padelmania Pescara, che si è fermata in semifinale, è composta da Cristian Panucci e Gigi Di Biagio, quest'ultimo anche nelle vesti di padrone di casa e cotitolare della struttura che ha ospitato l'evento. Volevo ringraziare coloro che mi hanno dato la possibilità di poter portare le finali MSP qua, in primis Claudio Briganti, ma anche tutti gli organizzatori e tutto il suo staff. Sì, è uno sport che è vincente perché ci possono praticamente giocare tutti da 10 anni a 80 anni, è molto semplice.
semplice, poi è normale che ci siano delle categorie. Poi, come dico io, è lo sport dei matti, dove tutti pensano di essere forti, imbattibili, e inevitabilmente ci cascano, soprattutto con noi ex giocatori. No, ci divertiamo tantissimo. E la giornata di oggi è veramente stupenda perché vedere tanti giovani, tanti ragazzi, tante ragazze, perché sono il motore trainante, queste ragazze che cominciano già da un po' da giocare. Questo era il nostro ultimo servizio, i nostri contributi sono disponibili sul nostro sito web www.tv6.it insieme a tante altre notizie. Prossimo aggiornamento con il TG6 alle ore 19, grazie per la cortese attenzione, buon proseguimento di giornata.